raccontateci quali sono le vostre scuse migliori. La scusa più improbabile esattamente è che siete riusciti a far passare chiamate di giorno e prenotatevi come per un trattamento dal chiropratico. Il numero è questo? 8 4 8 90 60 90. Sì, sì. La scusa, questo è il gesto con cui si relazionano a me i miei autori. La scusa più improbabile è che siete riusciti a far passare... Te lo fanno quando fai l'amore a te, perché sei un po' lento, forse. La scusa più improbabile è che siete riusciti a far passare Manuela da Borgaro. Borgaro? Borgaro no, perché non ce la c'è. Ah, Borgaro! Borgaro. Emanuela, quanti anni hai? 59. In che provincia? Provincia bellissima, all'aeroporto di Cadelle. Vabbè, quindi quando è in ritardo l'aereo passiamo a casa tua. Manuela, cosa fai nella vita? Adesso finalmente pensionata, da pochissimo. Ti è andata di lusso. Sì. Che poteva andarti molto peggio. Manuela, cosa facevi prima di andare in pensione? Lavoravo in comune di Torino come polizia municipale e vigile urbano. Facevi le multe? Sì, mi toccava, sì. Grato compito, ma ti sei fatta tanti amici comunque. Adesso finalmente sei in pensione. Allora, Emanuela da Borgaro, raccontami la scusa più improbabile che sei riuscita a far passare. Vai, Manu. Allora, un giorno era una giornataccia, tutto passavano col rosso e nessuno che voleva ammettere, era verde, ancora un po' giallo, la nonna all'ospedale che partorisce, insomma non se ne poteva dire. Alla decima chiamata, fermato, ho detto, lei è col blu, mi fa, no, era rosso, allora concilia. Hai capito? Bah. Te la spiego? Sì, cioè ha messo tante parole, tutte una dopo l'altra. Nessuno voleva conciliare, quindi pagare la multa. Sì. E lei ha usato un bluff, ha detto, lei è passato col blu. E quello ha detto, no, col rosso. Beh, allora hai passato col rosso, l'ha messo, concili. Sì. Era una gag, ma così spiegata non... Lo so, le battute si vendicano qualche volta. Cioè, sei un po' la mia Olga Fernando, tu, così fai l'interprete con chi è a casa. Ti ringrazio, peccato che domani vai via. Abbiamo Franco da Cagliari. Franco! Sì? Da Cagliari? Pronto, mi senti? Sì, ti sento. Pronto, mi senti? Sì, guarda che abiti a Cagliari, non a Timbuktu, cos'è? Mi senti? Eia, ti sento, Franco. No, mi senti. Rispondimi, certo, rispondimi. Ma cos'è, un cretino? Rispondimi, Gemma, non so se... Certo, mi senti? Franco, ti sento. Ok, benissimo, certo, ti vedo. Beh, per due sardi intelligenti contemporaneamente non c'era spazio in questo programma, mi rendo conto. Anche questo è vero. Quindi basta una, avanza ed è nell'isola. Chiedilo le tue, quello che avanza. Chi lo può dire? Che la... Franco! Franco, davvero, davvero, Franco, respira. Allora, Franco, cosa fai nella vita? Consulente. Vabbè, guarda, lasciamo stare. Sì, Franco, raccontami la scusa più improbabile che sei riuscito... Ti ho detto, io mi ero sposato con una norvegese, l'unica siciliana norvegese che può trovare in Norvegia. Vado in Danimarca, tocca e fuggi, 24 ore ci rimango 3 giorni perché sono il diavolo travestito da danese. Ritorno a casa e alle domande mi dico, perché 3 giorni? I fiori danesi. E via, questa era la cosa per amore. Fa consulente di cose strane dove mette molte regioni del mondo. E James Joyce era più conciso. Grazie, gente di Dublino ti consigliamo come lettura. Io non ho capito quasi niente. È successo un inghippo in Scandinavia. No, guarda, io per due volte, la stessa puntata, tu mi spieghi le cose. Sicilia, due isole e due paesi scandinavi o scandinavi. Vabbè, ciao, Franco.